L'errore iniziale resta. La possibilità di rimediare allargandolo a coalizione di centrosinistra, a Movimento 5 Stelle e alle altre forze di sinistra che hanno declinato il primo invito non manca. Il neocommissario del PD pugliese, anche se formalmente solo per le questioni congressuali, Francesco Boccia, offre la sua sintesi su quello che è diventato il caso Barletta. L'occasione è offerta dall'incontro con la stampa nella sede del PD a Bari, primo passo verso la scrittura del nuovo regolamento per la celebrazione del congresso regionale, quasi certamente in estate. Il voto amministrativo però è dietro l'angolo, si andrà alle urne il 12 giugno ed il caso Barletta sta solo decantando. La candidatura a sindaco della dottoressa Santa Scommegna, indicata da una parte del PD e dalle liste civiche espressione del presidente Emiliano e del consigliere regionale Filippo Calacciolo, non era gradita proprio a Francesco Boccia. Non ho mai messo in discussione la Scommegna. Che parla di un errore, aver prima scelto il candidato e poi ragionato sulla coalizione, al quale si può rimediare. La vicenda di Barletta è una di quelle vicende in cui, lo ribadisco, è necessario costruire la coalizione di centrosinistra e poi allargarsi. Io penso che ci sia stato l'errore di partire invece dalle liste civiche disponibili senza fare fino in fondo l'alleanza con le forze politiche di centrosinistra, perché è un comune capoluogo di provincia. Noi votiamo in 25 capoluoghi di provincia, vogliamo vincere in tutti. 5 anni fa abbiamo perso quasi ovunque, lo dico, lo segnalo, perché le 25 città che vanno al voto, 20 sono di centrodestra, gli uscenti, e solo 5 di centrosinistra. E a Barletta si perse perché una buona parte dei civici sostennero Cannito, che ora è il candidato di Fratelli d'Italia. Che sia il clima di campagna elettorale lo testimonia anche la presenza in Puglia dell'onorevole Giorgia Meloni, che a Barletta ha tenuto a battesimo la candidatura di Cosimo Cannito, non disdegnando qualche stoccata proprio a quella parte del centro-sinistra che sotto forma di civismo lo aveva sostenuto nella precedente consiliatura. Boccia però restituisce la stoccata citando quanto accaduto a Trinitapoli con lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Però dovrei ricordare il disastro di Trinitapoli, gravissimo. E spero che sia di insegnamento anche per chi dentro il Partito Democratico e dentro il centrosinistra pensava che ci si potesse alleare con profili di quel tipo. Mi auguro che Cassano prenda le distanze da queste persone che aveva arruolato per strada.